Allora, siamo con Sergio Gimigliano, direttore artistico del Festival Musicale di Jazz, Peperoncino Jazz Festival. Allora, Sergio, cosa si è previsto per oggi e per nei prossimi giorni nel Parco Nazionale della Sila? Sì, questa è la nostra settima edizione all'interno del Parco Nazionale della Sila con questi 3 giorni scandinavi, dedicati al jazz scandinavo, in particolare con un focus sulla Norvegia. E fa parte della 15ª edizione di tutto il Peperoncino Jazz Festival, di tutto il circuito. Stasera iniziamo qui ai Giganti del Fallistro con un duo molto molto godibile, formato da Svante e Caterina Harrison, sono due, diciamo, sono marito e moglie. Faranno un repertorio abbastanza, come dicevo prima, godibile perché riprenderanno anche alcune canzoni pop riarrangiate, insomma, in acustico. E invece domani ci trasferiamo alla sede dell'Ente Parco della Sila, a Lorica, con il quartetto di Trygve Seim, col suo nuovo progetto si chiama Rumi Song, che uscirà a breve per SIEM, una delle più importanti case discografiche europee. E invece chiudiamo questi 3 giorni scandinava al centro Visa del Cupone, all'interno dell'antica segheria ristrutturata di recente, con il piano solo di John Balk. È il valore aggiunto di un contesto come quello del Parco della Sila per un'occasione musicale anche importante, di qualità? Certo, tra gli intenti del nostro festival c'è proprio quello della promozione del territorio e, insomma, quale più bel territorio se non quello della Sila? Poi la musica che abbiamo scelto per queste location e viceversa, location scelte per questa musica, insomma, sono, diciamo, nate naturalmente, sono nate istintivamente proprio perché la Norvegia richiama il territorio della Sila e infatti lo sostengono anche gli artisti, i nostri ospiti che si sentono quasi a casa suonando qui da noi. Straordinario del Parco Nazionale della Sila. Siamo al settimo appuntamento quest'anno del Peperoncino Jazz Festival nel Parco. È un evento che promuove il connubio tra musica, tra un evento di qualità e il territorio. Sì, è un evento che si ripete, ormai abbiamo un pubblico di appassionati, serve anche per far conoscere, per vedere in una luce nuova questi luoghi e per assaporare un'atmosfera indimenticabile, perché all'imbrunire in questi boschi ovviamente l'esperienza è unica, ecco. Fra l'altro è un jazz particolare che si sposa bene con questo tipo di contesto. Sì, con il patrocinio dell'ambasciata della Norvegia, anche quest'anno abbiamo alcuni artisti norvegesi fra i più importanti nel panorama jazz norvegese, proprio perché il loro stile musicale si avvicina molto a quella che è la nostra esigenza di una sorta di musica che valorizzi l'ambiente naturale. Contestualmente c'è un altro evento che il parco promuove quest'anno.
Sì, abbiamo un blog tour, abbiamo dei blogger che vengono da tutta Italia che visitano il territorio per promuoverlo e per farlo conoscere anche al pubblico degli appassionati del web, quindi a giovani, a un pubblico dinamico, a persone che vogliono attraverso il web informarsi e conoscere nuove mete turistiche. Or does it change as you go? Partecipando al blog tour organizzato dall'Ente Parco qui nel Parco Nazionale della Sila, qualche impressione su questo territorio? Tu vieni da Modena, dall'Emilia Romagna. Sì, ed è anche la mia prima volta in Calabria, quindi devo dire la mia impressione è molto positiva sia a livello culturale che naturale. Siamo qui in esplorazione del territorio della Sila per promuovere questa terra sul web, sui nostri canali social network, blog dedicati al turismo soprattutto, e veniamo un po' da tutta Italia, io da Modena, chi da Roma, chi da Latina, chi dalla Sicilia, e l'obiettivo è proprio diffondere tutto ciò che vediamo ai nostri lettori. Quiet silence seconds I turn off the light switch and I came down to meet you in the half light the moon left while a cluster of night jars sang some songs out of tune. A mantle of bright light shone.